È stato presentato a Lecce il progetto Afghanistan 2030, un'iniziativa che punta allo sviluppo di collaborazioni innovative e forme di ibridazione tra imprese, istituzioni e comunità locali per il rafforzamento di un ecosistema che favorisca la crescita dell'imprenditorialità sociale e inclusiva, generando valore all'interno del nostro territorio. Il percorso è stato intrapreso da Fondazione Emmanuel in collaborazione con Refugees Welcome Italia, che sta avviando un progetto di inserimento di durata triennale per tutte quelle persone che stanno fuggendo all'Afghanistan per cercare di crearsi un futuro migliore per loro e per la loro famiglia. Afghanistan 2030 è un progetto promosso da Fondazione Emmanuel e il Comune collaborerà insieme ad una rete di associazioni per offrire ospitalità, accoglienza e occasioni di lavoro attraverso anche borse di studio affinché le persone giunte sul nostro territorio possano continuare a coltivare, a sviluppare le loro competenze, inserirsi ottimamente nel nostro tessuto sociale. Noi non abbiamo dubbi che la risposta sarà significativa, con la speranza che un giorno possano fare ritorno nel loro paese. Sì, è un'azione importante perché è punta alla valorizzazione di competenze e risorse dei migranti forzati che sono arrivati in Italia dall'Afghanistan e soprattutto punta a creare condizioni e strumenti di autodeterminazione di questi popoli.